con questo signore che ha lavorato 35 anni per una serie di inghippi, diciamo, burocratici, insomma, di vario tipo, non becca un euro. Il servizio di Stella Carrara. Gli extracomunitari lavorano. Io ho fatto 37 anni di artigiano, muratore, e non ho ancora la pensione. Aspetto, devo aspettare che l'hanno aumentata di 17 mesi, lei lo saprà, e devo aspettare ancora un anno e mezzo per avere la pensione. E mi mantiene mio figlio. Incontriamo Adriano in un circolo anziani della città. Una partita a carte per sentirsi meno solo e per non pensare ai suoi problemi. Le spese sono tante e io sono a terra. Se non fosse per mio figlio io non avrei neanche i soldi di una sigaretta. Questa è la situazione di come viviamo noi in Italia, secondo il mio punto di vista, poi sbaglierò. Però se io vado in una cooperativa, perché sono andato nelle cooperative per chiedere di lavorare, no. Gli extracomunitari, io non ce l'ho con gli extracomunitari. Però gli extracomunitari li prendono le cooperative, noi italiani no. Non lo so il perché, questa è una cosa da vedersi. E io con tutti gli anni che ho fatto come artigiano mi sono trovato al punto che il mio commercialista mi ha detto: Adriano, chiudi perché paghi solo tasse, INPS, INEL, camere come tutto, e fa fatturato poco. E allora chiudi, e infatti ho chiuso, tanti hanno chiuso come ho fatto io, e adesso però mi trovo senza soldi appunto per questo discorso. Io vivo in un monolocale di 30 metri quadri, meno male che ce l'ho, se no andrei fuori strada. E questo li paga però le spese mio figlio, non io, perché non ne ho, sono sincero, no. Questa è l'Italia che abbiamo noi. La politica che abbiamo noi.